Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito e pongo la prima domanda. Procuratore, parliamo di indennità di proposizione ai funzionari regionali in assenza di effettivo svolgimento delle mansioni di direzione. Da dove deriva l'attenzione della Procura sull'argomento? Dunque, l'indennità in questione è stata istituita con la legge regionale numero 11 del 2017, precisamente con l'articolo 4, comma 1. La disposizione prevedeva che i dipendenti regionali che fossero stati preposti alla direzione di strutture organizzative, con riconoscimento della relativa indennità di posizione, decorsi 6 anni dall'ottenimento dell'incarico, avrebbero visto trasformare parte di detta indennità in assegno personale, pensionabile, fisso e continuativo in base al sistema retributivo. La spettanza di tale assegno, in base alla normativa, prescindeva dal fatto che il dipendente beneficiario mantenesse o meno l'incarico di direzione che aveva permesso l'originaria attribuzione dell'indennità, con conseguente possibilità di percepire l'emolumento pur senza che le responsabilità di direzione fossero effettivamente assunte. La norma, di cui stiamo parlando risultava, in contrasto con molteplici principi di rango costituzionale, fra cui il buon andamento e l'efficienza della macchina amministrativa, violando fra l'altro il disegno complessivo della riforma economico-sociale avviata dalla legge numero 421-1992, con la quale si era inteso escludere l'ammissibilità di disposizioni volte a introdurre o mantenere automatismi in grado di influenzare il trattamento economico del pubblico dipendente. Le sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige, nel corso del giudizio di parifica del rendiconto 2018, accogliendo la richiesta della Procura, deferivano alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità sulla norma regionale istitutiva del beneficio economico in questione. La Corte Costituzionale, con sentenza numero 138-2019 del 6 giugno 2019, dichiarava costituzionalmente illegittima la norma regionale impugnata, qualificando l'assegno fino a quel momento corrisposto come indebito. La Regione si è attivata in ottemperanza alla pronuncia del giudice delle leggi, sospendendo a partire dal mese di giugno 2019 la corresponsione dell'assegno e attivando procedure volte al recupero di quanto corrisposto per il tale titolo negli anni precedenti. Stante il riflesso pensionistico dell'assegno, la Regione ha comunicato la rideterminazione all'INPS, affinché ne tenesse conto per la rideterminazione del trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio. E quali evidenze sono emerse quest'anno sul tema? Dunque, intanto si dà atto, del fatto che la Regione si è adeguata sia a quanto indicato dalla Corte dei Conti, sia evidentemente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale. Ciononostante, tutte queste iniziative poste in essere dalla Regione a partire dal giugno 2019, la Procura ha dovuto chiedere la non parifica dei capitoli di bilancio interessati dalla corresponsione dell'assegno vitalizio fino alla data dell'erogazione dell'assegno, ovvero sia prima che la Corte Costituzionale si esprimesse e conseguentemente prima che la Regione interrompesse i pagamenti. Il rilievo è sostanzialmente dovuto ed è il risultato del protrarsi di indebite corresponsioni risalenti agli anni precedenti. Le richieste della Procura, con riferimento al rendiconto 2019 della Regione, pertanto, pur riportando la richiesta di non parifica di molteplici capitoli, non sottintendono affatto una censura dell'operato della Regione nel 2019, la quale si è adeguatamente attivata per porre rimedio a una grave anomalia, protrattasi per più annualità e con rilevante riflesso economico per le casse regionali.
la Regione ha tenuto adeguatamente atto e si è adeguata a quanto indicato da questa procura. Dottor Pozzato, parliamo ora di A22 e nuova concessione. Riguardo la società Autostrada del Brennero, lei è già intervenuto per indicare il valore indicativo di liquidazione ai soci privati. Qual è la situazione attuale e come dovrebbero agire in via Berlino? Dunque, come è noto, la concessione per la gestione dell'autostrada A22 in capo alla società Autostrada del Brennero è scaduta nel 2014. Da quel momento la gestione, rimasta in capo alla medesima società, è proseguita in regime di prorogatio, fra l'altro per un periodo anche nemmeno formalizzato, per un breve periodo neppure formalizzato. Da anni si discute della necessità di trasformare la società Autostrade del Brennero in una società in-house con capitale totalmente pubblico per consentire l'assegnazione diretta della concessione da parte dello Stato. Il progetto, richiederebbe la liquidazione dei soci privati attualmente presenti nella compagine societaria. Sul valore della cui quota la Procura ha già espresso nei propri atti conclusionali dell'anno scorso una quantificazione non superiore ai 70 milioni di euro, basata sul valore effettivo, delle attività della società, in luogo dei 180-200 ipotizzati in varie sedi dai soci privati. Nel corso di quest'anno non sono subentrati significativi sviluppi sul piano formale in merito alla concessione, né neppure sono intervenute variazioni nella compagine societaria della società che attualmente gestisce la tratta autostradale in proroga. Per tale ragione, la Procura, nelle proprie richieste in sede di parifica, ha ribadito le varie osservazioni e criticità già esposte l'anno scorso e in realtà già negli anni precedenti. Debbo segnalare un fatto recente, anzi dei recentissimi, dei giorni scorsi. È sostanzialmente possibile la presentazione di un disegno di legge indirizzato a fare transitare nel patrimonio societario di Autobrennero il cosiddetto fondo ferrovia, il cui ammontare è superiore a 700 milioni di euro, accantonato, segnalo, anche svincolato da obblighi tributari, per fare fronte alle spese per la realizzazione di infrastrutture del corridoio del Brennero. L'interposizione del legislatore sarebbe finalizzata a consentire la successiva liquidazione di un importo prossimo a quello richiesto con tenace insistenza, direi, dai soci privati per la cessione delle proprie partecipazioni. Circa 180 milioni di euro sono richiesti dai soci privati, comportando una diversa patrimonializzazione delle azioni societarie. È bene evidenziare che tutto ciò comporterebbe un sostanziale regalo del pubblico contribuente, pari a circa 120 milioni di euro, agli azionisti privati di A22. In quel contesto, peraltro, non potrebbero porsi rilievi da parte di questa procura, in quanto le criticità da me avanzate erano e sono legate a ipotesi di valori gonfiati di liquidazione, connessi alle pretese dei soci privati, ben consapevoli che la loro opposizione alla vendita comporta un sostanziale stallo nella trasformazione in società in-house di Autobrennero, finalizzata a consentire la nuova concessione autostradale. Bene, grazie per essere stato con noi e le auguro buona giornata. Grazie a loro, buona giornata.